No, va bene, cercherò di essere allora breve e riconoscente alla vostra accoglienza. Allora, io mi chiamo Pietro Sarubi, sono un attore, ho sempre fatto l'attore e in sintesi ho fatto di tutto, cinema, teatro, cabaret, televisione, e di tutto, passando in mezzo all'inferno della vita, perché il mio cuore non era a posto, e quindi quando il cuore non è a posto, così, non ha, cioè il cuore dell'uomo ha bisogno di una risposta di bellezza. Allora è fortunato che ha il cuore semplice e riesce a essere, ad avere una risposta immediata, o riesce a colmare il suo cuore di una risposta. Se tu hai il cuore un po' contorto, complicato, che non funziona, insomma tante cose, è più difficile dargli quella risposta e quindi si crea il disagio. Il mio disagio mi ha portato a passare una vita di successi teatrali, cinematografici, non godendo niente. Una vita di amore da persone che mi hanno amato, mi hanno voluto bene, rovinando sempre tutto. E mi è molto facile fare la parte di Pietro quando fa l'elenco dei peccati, perché... Ecco, anzi alcuni non li dico perché c'è sempre il dubbio che sia qualcuno della forza dell'ordine presente. E poi verso i 40 anni ci sono dei momenti in cui l'uomo fa dei bilanci, mai, sempre, ogni 5 anni, ogni 10 minuti, ognuno ha il suo tempo. Io a 40 anni ho fatto un bilancio della mia vita e mi accorsi che non c'era niente di bello. Tutti gli articoli, pagine intere sui giornali che parlavano di me in Italia e all'estero erano ingialliti, cioè per me gli articoli di giornali ingialliti erano quelli di mio nonno che ha fatto la guerra. All'improvviso mi accorgo che i miei erano diventati gialli. Io ho provato di tutto, nel tentativo, il buddismo, altre cose, non voglio offendere nessuno, diverse religioni, pseudo-religioni, meditazioni, zen, sono stato in mezzo, ho fatto il vegetariano. No, nel senso che sono stato, no, non sono vegetariano, nel senso che sono stato in un posto in India, si chiama Ashram, è una casa di preghiera, è un posto dove ci si trova, si prega, si è vegetariani, si sta al sole, così. Si sta bene, tutti sorridenti, tutti, si va di corpo un orologio. Però dopo un po' ti accorgi che non può essere l'insalata la risposta al cuore dell'uomo, cioè perlomeno non ti basta quella roba. E quindi sono ripartito, ricercato l'India, il Tibet, il Sud America, dentro il mio lavoro di attore, dentro il mio lavoro comunque. E niente, tutta questa ricerca a fasi alterne, perché alcuni periodi affogavo questa ricerca nell'alcol o in altre porcherie. A un certo punto, a 40 anni, ho fatto questo bilancio, sono andato in America. Ho detto, riprovo a fare l'attore, riprovo a farlo, cioè, l'ho sempre fatto, riprovo a farlo ad alto livello. E lo faccio in America, sono andato in America, ho fatto un film per la televisione americana, l'ha visto un regista che ha vinto 7 Oscar e mi ha chiamato a fare un film con Nicolas Cage e Christian Bale. Ho fatto questo film, che è Il mandolino del Capitan Corelli, e l'ha visto Mel Gibson in America e mi ha chiamato a fare La Passione di Cristo. Diciamo, questa è stata la cosa che ha cambiato la mia vita. Sembrerà strano, però un film ti cambia la vita. Guardate che gli strumenti del Signore per incontrarci sono i più infiniti. Siamo noi che li sprechiamo. Quando io ho capito quello sguardo di Cristo dentro quell'attore, all'improvviso, piano piano, no? È come quando uno legge un libro giallo dalla fine, capisci tutte le volte che ho stato guardato e che non l'avevo capito, o che l'avevo dato per scontato, o che l'avevo dato per tutto e dovuto. Capito? Quando io ci insisto su questa roba qua del il rischio dell'essere troppo amati, perché è quello. Quindi attraverso quel film a cui mi sono approcciato con grande leggerezza e grande, come dire, abitudine al cinema. Il cinema ha molto meno sacralità del teatro, il teatro c'è la sacralità enorme. E non puoi sbagliare, non puoi ripetere, non puoi dimenticare, non puoi. Al cinema, capito? Io dico sempre: il cinema l'hanno fatto anche Furia e Rin Tin Tin. Poi mi sono accorto che metà della platea non capisce, quando trovo un cane e un cavallo nuovi, perché le generazioni vanno, io sono rimasto ancora a Furia. Avete qualche domanda nel frattempo? La vicenda del film e il personaggio di Barabba cosa ti hanno fatto pensare? Allora, Barabba è stato interessante perché tante piccole cose. Una, io forse 10 anni prima ho fatto un film in cui facevo un inquisitore spagnolo che torturava Anthony Quinn, forse anche 15 anni prima, e lui faceva Stradivari, il costruttore di violini, e mi raccontava nelle pause che lui, facendo Barabba nel film che ha vinto l'Oscar, si era convertito. E io sinceramente pensavo, ma questo è rimbambito con l'età,
E poi sono passato. Poi faccio il film con John Madden, il madrino del Capitan Corelli, e lui mi dice: io dentro te vedo Anthony Quinn, per cui tu fammi questo personaggio come se fosse Anthony Quinn nella strada di Fellini. Non ti dirigo neanche, fai come se ti dirigesse Fellini, no? Fai Anthony Quinn. Sapete, nella strada, quello che spaccava le catene, che faceva Zampanò. Allora, questi strani link, no? Che poi questo film mi porta a fare Barabba, e poi tutto collegato. E mi chiama Mel Gibson, io vado all'appuntamento. Gli americani sono molto più pratici di noi, cioè se uno ti vuole si procura il numero e ti chiama. Noi invece, quando chiamiamo qualcuno, non so se avete mai provato a cercare un lavoro, tipo la segretaria della segretaria della segretaria, sono tutti in riunione, anche gli idraulici, i giardinieri, sono sempre, ma con chi si riuniscono? Sono sempre in riunione, un popolo di riunione. Vabbè, invece loro sono così, ti voglio un numero, ti chiamano. Mi chiama, e purtroppo in quel momento io avevo sempre il telefono incollato, ne avevo due addirittura, uno per il lavoro e uno per la vita. Era incollato al telefono, addirittura con uno chiamavo l'altro per vedere se c'era linea. Un minuto che ho lasciato il telefono, metà luglio, faccio il bagno con i bambini, Mel Gibson chiama, risponde mia madre. Vabbè, a parte per dire che se lo devi fare lo fai, no? Qui mia madre è maestra elementare, che ha studiato francese, greco, latino, che parla in un misto di queste lingue con Mel Gibson che parla in inglese. Così, io vedo che si agita, io sono a mare con i bambini usciamo, sono le meduse, perché ho un po' di panico per tenere sotto controllo, usciamo, parla, diciamo, chiamato un certo Gibson che ti vuole per un job, non ho capito, gridava, perché non so se avete, le maestre elementari, sapete, avete mai visto? C'erano tre giugolari, c'erano una e poi ne hanno altre due che gli dà il provvedorato, dopo i 40 anni, dopo i 40 anni di insegnamento ti danno altre due giugolari, non ti danno lo scatto Istat, ma ti danno, vabbè. E mamma è così. Sì, mamma, se si arrabbia lo vede a un chilometro dalle giugulari, non dalla voce. E poi parla all'infinito con tutti. Quando qualcuno non capisce, gli parla all'infinito e scandisce come se fosse la lavagna. Stai attento! Mamma, quello è americano. Non è... Vabbè, comunque, non è in prima. Comunque, vabbè, fa niente. Allora vedo così che si alza. Dico, ma che è successo? Manca un certo Gibson. Allora, l'ordine di scuderia era: se chiama qualunque persona per lavoro, digli, lei è il regista preferito di mio figlio. È la fragilità del nostro lavoro. Dico, allora, le hai detto così? Dice, no, le ho detto, sta facendo fare il bagno ai bambini, chiami fra mezz'ora. È stato dolorosissimo, perché in quell'attimo ho capito che mia madre non era più mia madre, ma ormai era la nonna dei miei figli. Quindi in quella specie di piramide delle priorità su cui io sono stato per 30-40 anni, ero di colpo crollato in fondo, addetto all'umido, e i miei figli erano andati in prima posizione. Vabbè, comunque la vita è così, no? E niente, ho aspettato questa telefonata, mi chiama Mel Gibson, vado all'appuntamento convinto di fare Arma Letale 5, o Mad Max 3, perché faccio sempre il cattivo nei film, faccio sempre l'assassino, lo spacciatore, il drogato, il tossico, così. No, lui si sta chiedendo, ma perché l'ho invitato? No, però adesso vi dico una cosa, come dice, di qualcosa di fede. Nella vita è importante essere buoni, nel cinema è importante essere cattivi. Però vi spiego perché: a noi ci pagano a giornate e i buoni muoiono subito, se ci fate caso. I cattivi muoiono alla fine. E quindi economicamente è più interessante fare il cattivo. Io ho sempre fatto il cattivo, quindi così. Poi dopo piano piano ti abitui, c'hai famiglia, ci mantieni i figli, fai il cattivo, diventa una cosa normale. Una volta venne una supplente nel paesino dove vivo, e sapete quelle supplenti che quando arrivano in una scuola nuova non conoscono il territorio, fanno quei temi un po' indagatori per capire, non so, dicono cosa mangiate la domenica, come è fatta casa tua, descrivila, cioè, io li chiamo i temi della Guardia di Finanza. Infatti i miei figli, dopo questo episodio, disse: ragazzi, meglio un 2, ma silenzio assoluto. E scrisse, allora descrivi che lavoro fa il tuo papà. Allora, io in Brianza, tutti i bambini, papà fa i mobili. Mio figlio, papà vende la droga e uccide la gente. Poi lo arrestano,
lo fanno vedere in televisione e la mamma tutta felice telefona alla nonna. Per cui questa povera maestra disse: non solo è un delinquente, ma tutta la famiglia connivente così. Insomma, però ti abitui, vabbè, quindi mi aspettavo una roba del genere, vado all'appuntamento, non mi dice il film che si fa, mi dice fisicamente ti muovi, combatti, fai combattimenti, è tutta la vita che combatto. E allora dice: ma hai mai recitato in latino? Dico sì, certo. Perché non puoi perdere un film perché dici, capito, per dire la verità. Quindi la vita dell'attore è piena di bugie, insomma ti inventi tutta una serie di cose. Sì, ho già recitato in latino. Fammi sentire un pezzo, recita un pezzo. Sì, certo. A parte una versione del liceo che mi ricordavo. Dove non ci arrivavo mettevo delle S, a caso, no? E c'era Mel Gibson davanti entusiasta. E un po' dietro c'era uno dei sacerdoti consulenti del film che mi guardava come dire... Che lingua è la di noi? E quindi devo fare l'entusiasta con lui e cosa c'è? Dice, c'ho famiglia. La portiamo a casa, allora andiamo, poi alla fine quasi finito, tutto bene. Dice, senti, ma e con l'aramaico? Non è proprio perché, fluido. Perché adesso lo sapete tutti, no? Ma allora non lo sapeva nessuno cosa fosse aramaico. Per cui, aramaico, what's aramaico? Ah, dico qualcosa al liceo, secondary school, così. Qualcosa al liceo, che infatti avevo fatto, perché io pensavo che l'aramaico fosse tipo la cosa che quelli che lavorano il rame, no? L'aramaico, il ramaiolo, capito? E ho fatto al liceo il quinto anno, che era uno dei peggiori della classe, ma non metto a fare applicazione tecnica a sbalzo con rame per tenermi tranquillo. Ho fatto un cavallo che l'ho iniziato in quarto, l'ho finito in quinta. E così lui si mise a ridere e disse: sei il primo attore che incontro che ha lavorato in aramaica. E disse: se tu frequenti gente. Che questa cosa qui è per farvi capire con che superficialità mi sono approcciato al film, parlo al singolare, più sacro e profondo che sia stato fatto nella storia del cinema. Cioè, io credo che non sia stato ancora superato o eguagliato da altri film del genere. Nel senso che ha sconvolto la vita di tantissime persone, ha cambiato un modo di fare cinema, è stato amatissimo e anche odiatissimo, e anche l'odio, che è terribile, comunque è un sentimento che scaturisce da una presenza e non da un nulla. Non so, per dirvi, è il film che ha venduto più biglietti nella storia del cinema, cioè non ha fatto il maggior incasso come cifre, perché poi negli anni cambiano i biglietti, i prezzi dei biglietti, ha venduto il maggior numero di biglietti in assoluto e non ha partecipato agli Oscar, perché hanno trovato il sistema per non farlo partecipare agli Oscar, cioè non poteva partecipare tra i film americani perché era in aramaico, non poteva partecipare ai film stranieri perché l'aramaico è una lingua morta, quindi ha fatto un modo da, capito? Però queste sono cose irrilevanti, la cosa fondamentale è quello che ha portato nel cuore di tante persone. Quello che ha portato nel cuore di tante persone, quante cose, pensate che ci sono due vescovi in Cina che sono in prigione da 10 anni perché ai tempi fecero dei battesimi di massa, cioè dei battesimi di gruppo, in Cina è vietato fare i battesimi a chi non è figlio di battezzato, pensate alla libertà, ma voglio dire, pensa che questi rischiano la vita per farsi battezzare. Il vescovo, avendone tantissimi, non sapendo come fare, ha fatto dei battesimi, cioè tutti quelli che sono qui che vogliono battere, li battendo, cioè a Pechino vuol dire 100.000 alla volta. Due vescovi in prigione a 10 anni, nessuno dice niente, perché è talmente potente la Cina. Però voglio dirvi che i martiri ci sono ancora adesso. Noi viviamo in una condizione in cui la nostra libertà di fede non capiamo quanto vale e quindi non ci rendiamo conto di che dono abbiamo. Insomma, in questo film è accaduto che, per assurdo, dentro le scene, mentre si faceva il film, quest'attore era talmente profondamente preparato, che guardandomi mi ha creato un soprassalto, un qualcosa che mi ha così, al punto che da quella cosa è partita una specie di domanda dentro di me, una specie di cosa così che mi ha, dopo forse un anno di sofferenza, perché quando non capisci una cosa, quando non hai nessuno con cui parlarne, è terribile. Quando non è nessuno con cui parla, famoso, sul palco, applauso, mi cambiavo, tornavo, il vuoto. Sai, facevo gli spettacoli, io non ho la macchina, non guido, se qualcuno mi può riaccompagnare a casa, scherza sempre, pensavo fosse una battuta, se ne andavano tutti e mi lasciavano lì. E quindi tu sei applaudito, famoso, acclamato, ma nessuno parla con te, nessuno ti crede. E se ti parla qualcuno, vuol sentire cose belle, vuol sentire cose di gioia, di cose fantastiche, cose di eclatanti, non vuol sentire che uno... non riesce a dormire perché ha questi occhi di Cristo che lo guardano e non riesce a capire. E mia moglie è troppo giovane, i miei genitori troppo anziani e sono stato da solo. Sono rimasto da solo per un sacco di tempo e ho sofferto.
fino a quando Repubblica scrive un articolo bellissimo su di me, su Barab, sul personaggio di Barab, il link con Anthony Quinn, con il film, con tutta una serie di cose, una cosa incredibile, tutta una pagina su Barabba uomo di oggi, su Barabba arrabbiato, su Barabba che vive ingiustizia, tutta una serie di cose. Per cui mi chiama un sacerdote e mi dice: sento, ho letto l'articolo su Barabba, ho letto sulla questione dello sguardo, sono molto interessato alla questione, ha voglia di parlarne con me? Dentro di me è perfetto, uno del settore, stavo cercando da un anno qualcuno con cui parlare, mica proprio uno così del giro, e quindi ci siamo incontrati e da questa è nata un'amicizia. Da questa amicizia piano piano, senza evangelizzazione, senza niente, senza nulla che si possa prestare a, perché io sono scaltrissimo e dopo essere passato in mezzo a tante forche caudine ero attentissimo a che non fosse l'ennesima illusione momentanea, capito, l'insalata di turno. E più io cercavo di fare resistenza, più resistevo a questa fede, a questo incontro, più appariva di un'evidenza il Vangelo, appariva evidente quello che mi accadeva continuamente, ma di una familiarità. Guardate che quando vi capita questo, perché capita sempre, ma magari siamo distratti, ma quando vi capita è una roba che vi scoppia il cuore. Io ho vissuto forse almeno un anno in cui piangevo in continuazione dall'emozione, piangevo proprio come una fontana. Io non ho mai pianto veramente, quando dico, mio padre era un uomo della provincia di Potenza, un profondo sud molto serio, molto educato, molto riservato, grandi lavoratori silenziosi, mi diceva: ricordati che un uomo non piange mai. E dice: perché non piange mai? Perché l'uomo è il muro a cui la donna si deve appoggiare, e se quel muro piange la donna non ha più la sicurezza di appoggiarsi, e con quel muro si costruisce la famiglia. Cioè, poi era come un indiano, c'era una cosa ogni 3 anni, lei che mi parlava sempre, e quindi questa cosa era per me centrale, no? E quindi non ho pianto, e poi a un certo punto ti senti guardato da Gesù, ti senti in qualche modo perdonato da Gesù, ti senti accolto dentro tutti i tuoi limiti e le tue pochezze da Gesù, e ti scoppia il cuore. Io ne ho fatto anche tanti errori continuamente, no? Perché poi quando non sai niente non sai neanche come comportarti. Qui andavo a messa per capire, mi mettevo in fondo e le donnine, quelle che stanno in chiesa che ritirano i foglietti, sapete, quelle che la security, no? Come mi vedevano, si facevano le gomitate, ogni elemosiniera ce n'era una quasi messa a brocchetta, come dire. Allora per tranquillizzarla ho cominciato a sedermi e mi sedevo in fondo, c'erano i ragazzi col telefonino. Allora andavo un po' più avanti e c'erano le signore che dicevano la messa da sole. Allora piano piano la scoperta di questo mondo di quark sconosciuto, no? Che io all'inizio pensavo che i cristiani fossero così generosi che lasciassero le prime file per gli ultimi arrivati, sai, i primi sono gli ultimi sono gli ultimi, le robe lì, e dico: guarda come sono, dato che per aiutarti che non capisci ti lascio le prime file. Infatti quando andavo a messa con la famiglia, i miei figli erano poco abituati, erano più abituati al teatro, e dicevano: papà è conosciuto in tutte le chiese, c'ha sempre i posti riservati come a teatro. Perché attraverso i bambini capisci delle verità che tu vedi ma non capisci. La mia quarta figlia fa la preparazione alla comunione e dice alle, nei quarta figlia vuol dire che le altre tre, lei sa già di quello che ha fatto gli altri tre, quindi dice: guarda, io faccio tutto per un po' la signorina, tutta, io faccio le fotocopie, faccio coloro le cose, faccio la lanterna, faccio tutto, la raccolta per l'Africa, però io la comunione non la prendo. No, perché la comunione è amarissima. E quel tipo confidente, sei amarissima. Ah, fa, chi te l'ha detto? Lo so, perché quando la prende papà poi piange tutto il tempo. Ecco, io pensavo, ero convinto che non se ne accorgesse nessuno. Perché se voi riuscite a immaginare che in quel momento non siete in chiesa di domenica, avete finito l'impegno, ma invece siete seduti al tavolo con Gesù, in quel momento siete seduti al tavolo con Gesù, e quel pezzo di pane ve lo dà Gesù. Ve lo auguro a tutti di vivere questo momento qua, di riuscire a viverlo così, di andare camminando verso il tavolo di Gesù, a prendere dalle mani del sacerdote quel pezzo di pane di Gesù, che vi dà Gesù, è una roba che, insomma, che dà di nuovo, cioè dà proprio alla vita, ti dà di nuovo una ripartenza, no? Proprio cambia tutto completamente. Per cui se io la vedo così, insomma, però io pensavo che essendo un bravo attore fossi abbastanza che riuscissi a tenere sotto controllo questa cosa, invece anche mia figlia se ne era accorta. Niente, questo volevo dire. Allora,
Sono allergico, c'è qualcosa. Vero. Grazie.